Sono stati 5 anni veramente emozionanti. Ricordo come se fosse oggi il primo allenamento con la double gialla. Questo lo taglio, perché mi è venuto il ricordo che sono arrivato in ritardo. Sono stati 5 anni bellissimi da tanti punti di vista. Abbiamo passato momenti difficili insieme, pianto dell'emozione insieme, abbiamo vinto tanto e ci siamo divertiti. Mi ricordo ancora dopo il primo allenamento che fece un post dicendo buon divertimento a tutti e devo dire che dopo 5 anni devo ringraziare tutto ciò che ho vissuto attraverso lo sport insieme ai compagni, insieme alla società e a tutte le persone che hanno accompagnato il nostro e il mio percorso in particolare in questi anni. Mi porto con me tante amicizie, una parte della mia vita importante. Penso che non c'è cosa più bella che vivere di sport. Il vivere lo sport come lo viviamo noi, con passione, ma anche mettendoti in gioco ogni giorno, ti permette di tirare fuori il meglio, di metterti in discussione. E cosa che abbiamo fatto ogni giorno quando siamo entrati qua in palestra. La gente tante volte non vede dietro il successo tutte le criticità che ci sono. Tutto il lavoro di una squadra, al mettere insieme i pezzi, il litigare con un compagno in modo costruttivo, con un allenatore, perché gli obiettivi personali sono tante volte secondari agli obiettivi di squadra e riuscirli a mettere insieme non è semplice. Abbiamo anche vinto trofei in momenti difficili, come è stato per esempio la Coppa Italia di Pesaro. La cosa più bella è quando riesci a far parte di una squadra con la quale e coltivi grandi emozioni che te le porterai con te per tutta la vita. Sono stati bellissimi anni anche insieme alla società con cui ci siamo divertiti. Abbiamo anche promosso dei valori attraverso il nostro gioco, attraverso tante iniziative che abbiamo fatto insieme, iniziative sociali. E questo è bello perché diventare un punto di riferimento anche per giovani, per la città che ama lo sport, è bellissimo. Sono felice e grato di tutto ciò che... Sono felice e grato di tutto ciò che ho avuto dalle persone. Ho sentito sempre l'amore che mi hanno trasmesso. E sentirsi amato, voluto bene, è una cosa... Non ci sia niente più bello che sentirsi amato, sentirsi voluto e accompagnato dalle persone con cui vivi il quotidiano. Che siano le persone dello staff, che siano le persone che lavorano qui all'interno del palazzetto, che siano i tifosi. Io sono grato di questa esperienza perché... Mi sono sentito pieno.